Allora, mister, la prima domanda che le viene rivolta è questa: è una sconfitta arrivata all'ultimo dopo una gara giocata con il coltello tra i denti? Che sensazioni le ha lasciato? La sconfitta brucia e questo sembra anche abbastanza logico e normale, però faccio i complimenti alla squadra, a tutto il gruppo perché oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, atteggiamento, spirito di sacrificio, qualcuno è andato oltre, qualcuno non aveva nulla nelle gambe eppure è riuscito a dare un contributo importante. La Cremonese esce da questa gara con ancora più consapevolezza. Devo uscire con consapevolezza e con una spinta in più per i 90 minuti, ma anche tutto quello che è successo sugli ultimi minuti e sul finale. Io questo deve essere, insisto, e mi auguro che i ragazzi ne prendano atto perché ci servirà per tutto il cammino. La squadra è passata a soffrire il pressing alto del Lecce senza riuscire a ripartire ordinatamente come capita invece spesso. Aveva messo in preventivo questa possibile difficoltà? Oggi abbiamo fatto una grande partita, l'ho detto, è una grande partita perché poi per fare il tipo di gioco, il lavoro e quello che siamo soliti a fare o farlo per 90 minuti hai bisogno di gamba, hai bisogno di fiato e quindi oggi è stato fatto il massimo, quindi senza andare poi a sottolineare come ci arriviamo alla gara, non mi interessa, alla fine sono 3 punti a Lecce e noi torniamo a casa con una sconfitta. Ha parlato di grande partita, le viene chiesto se alla fine resta più la delusione per la sconfitta o la soddisfazione per la buona prestazione, alla luce anche dei tanti assenti. Ma in questo momento c'è più rabbia, rabbia perché alla fine pareggio sarebbe stato anche giusto, nonostante la spinta, abbiamo subito poi sui calci d'angolo perché aveva una grande fisicità, ma nel palleggio e nello sviluppo ci siamo difesi con ordine, però poi mi viene da pensare che quello che è stato fatto con un grande coraggio, un grande forza. Che cosa ha detto ai ragazzi quando è rientrato negli spogliatoi? Nulla, ho fatto i complimenti, ma abbiamo tempo adesso per recuperare l'energia. L'ultima domanda che gli viene rivolta da Cremona è relativa alla prestazione di Okoli, che ha giocato una gara sicuramente positiva e è uscito in lacrime per l'autogol. L'ha rincuorato personalmente alla fine? Come tutta crescita per loro, per tutti i miei ragazzi, tutti i giovani. E anche lui ha fatto una grande prestazione, ma c'è poco da rincuorare, gli serve anche questo, una reazione naturale, ma ha fatto, a parte non neanche me ne ero accorto che fosse stato, insomma, che era un autogol, quindi insomma, ma al di là di questo ha fatto una grande, grande partita, ragazzi.